Eccoci in diretta, bentrovati, buona serata. Aspettiamo di capire se siamo online, se mi vedete, se mi sentite. Ciao a tutti. Ci siete, battete un colpo, direi a questo punto, o scrivete un ciao, un commento, o quello che volete. 25 febbraio, ore 22, siamo in diretta sul gruppo Facebook Bridges of Light, Ponti di Luce. Allora, ciao a tutti, bentrovati, buona serata. Io mi chiamo Elisa, qualcuno di voi magari già mi conosce perché abbiamo fatto delle dirette già in passato, abbiamo parlato dei temi che un po' stasera andremo a toccare. Eccoli, vedo scorrere i primi commenti, ciao, ciao a tutti. E questo mi conferma che siamo online ed è una cosa che mi fa molto piacere perché non sono affatto brava ad usare Facebook e spesso ho l'impressione di parlare da sola. Quindi scrivetemi, fatevi sentire, così so che ci siamo. Allora, questa sera facciamo una serata in diretta, staremo insieme più o meno un'ora e in questo spazio faremo un momento di confronto e apertura di dialogo sui temi che un pochino caratterizzano il mio modo di lavorare, il mio modo di entrare in contatto con le energie, con il mondo invisibile, con tutta la sfera del sentire. Gli strumenti che io principalmente utilizzo sono l'enneagramma e la geometria sacra. Per quanto riguarda l'enneagramma, mi sento di fare una precisazione: non utilizzo quello con i tipi psicologici che magari alcuni di voi conoscono, utilizzo questo simbolo in una accezione, in un contesto diverso da quello psicologico, un contesto molto più legato all'energia e soprattutto agli equilibri e alle trasformazioni delle energie che ci sono intorno a noi, nelle persone che abbiamo vicino, nelle situazioni che viviamo, ma soprattutto all'interno di noi, no? Lo utilizzo proprio come una mappa, un po' una cartina per orientarmi e capire con cosa sto entrando in contatto, sia quando mi rivolgo all'esterno, ma soprattutto quando ascolto quelli che sono i miei movimenti interiori, no? Quindi i miei ricordi, le mie sensazioni, il mio sentire e anche quando ci sono le canalizzazioni. Mi aiuta tanto. Tutto quello che ho studiato e ho messo insieme, insomma, nei vari anni di pratica di questo percorso, di questa strada, l'ho un po' riassunto in questo disegno. Ve lo mostro più o meno tutte le volte durante le dirette ed è un po', la rappresentazione di quello che faccio, no? In mezzo c'è un enneagramma che rappresenta proprio i collegamenti, il riferimento geometrico di queste sei forme, che sono sei archetipi geometrici che io utilizzo proprio per individuare e dare il nome alle energie, e intorno c'è tutta una serie di disegni coloratissimi, che sono 33 disegni appartenenti alla tradizione del drago trasparente, che si associano ognuno ad un concetto ben preciso. Quindi in questo spazio c'è proprio largo al confronto, alla curiosità, alle domande, quindi approfittate liberamente dei commenti per chiedere approfondimenti, per condividere quella che è la vostra sensazione, quelle che possono essere le vostre esperienze, in modo da creare, insomma, no? Un po' un dialogo, uno spazio per togliersi qualche curiosità o avvicinarsi a questo mondo un po' poco conosciuto. Quindi ogni tanto mi vedrete scorrere i commenti. Dunque, intanto vi dico, tanto così per iniziare la serata, poi via via che arrivano le domande magari ci orientiamo meglio, ma per iniziare la serata vi dico che in particolare io vi sto parlando da Milano, quindi in quello che in questi giorni è territorio, diciamo, un po' in crisi, no? Territorio in forte trasformazione, molto rapida.
E se ne è parlato in tutte le salse, ne parla il telegiornale, ne parla Facebook, si racconta di tutto, no? Di quello che sta succedendo qui, quindi forse siete informatissimi come e quanto me. Quello che non si racconta spesso però è come può essere interpretato dal punto di vista, ad esempio, della geometria e dell'enneagramma, tutto quello che sta accadendo, no? Allora è difficile che noi riusciamo in tutto questo insieme di informazioni che riceviamo quotidianamente, e anche più quotidianamente, in ogni momento dalla vita che ci scorre intorno, da tutte le situazioni dove ci troviamo calati, piccole e grandi, è difficile riuscire ad isolare come delle frequenze, delle forme precise, no? La nostra vita non è così netta, definita come può essere sugli esempi dei libri, come può essere nei simboli. La nostra vita sono passate le 10, passatemi il termine, di solito è un gran casino da questo punto di vista e quindi è complesso riuscire a dire la situazione che viviamo ora qui in Lombardia, Milano in particolare, e corrisponde ad una figura geometrica in particolare, no? Però è anche vero che in tutto l'insieme, in tutta l'orchestra, in tutta la sinfonia che arriva di tutte le frequenze, di tutti i tipi di informazione di cui siamo continuamente bombardati, ce n'è una in particolare che si staglia sulle altre, no? In particolare c'è la frequenza del triangolo che nel mio sentire si associa molto a quella che è la situazione che c'è adesso qui nel luogo dove vivo. La frequenza del triangolo, ve la mostro sulla mappa che dicevamo prima, è questa, no? Ora vedete su questa punta dell'enneagramma c'è l'archetipo geometrico del triangolo ed è collegato a questa serie di disegni. Li avvicino così si vedono meglio, no? Sono disegni simbolici, naturalmente, non si può capirli come si capisce un libro stampato o come si segue una spiegazione razionale. Aiutano però ad entrare un pochino nella frequenza, nel sapore di quella che è il significato, il messaggio, l'apporto del triangolo all'interno della geometria sacra. In generale, il triangolo in geometria rappresenta un passaggio, un'apertura, una porta che mette in comunicazione due lati diversi, no? Li avvicina e crea come un buco triangolare tra l'uno e l'altro, dove è possibile passare, dove è possibile infilarsi, dove è possibile fare un cambio proprio di contesto, di prospettiva, no? Fare questo movimento di avanti e indietro, passaggio e ritorno, un po' come il movimento di un'altalena. Il passaggio proprio più conosciuto dall'essere umano e anche più temuto, per fare un esempio, è la morte. La morte non intesa come morte del corpo, anche se in realtà la morte del corpo è un tema molto ricorrente in questo momento dove abito io, perché le persone hanno paura. Per quanto razionalmente, per quanto tranquillamente si cerchi di affrontare la situazione, c'è di fondo una paura forte che si smuove qui dove abito, no? Quindi basta uscire di casa, basta andare a bersi un caffè qua sotto, basta dover incontrare altre persone perché si continua comunque ad andare a lavorare durante il giorno, gran parte delle attività rimangono aperte, quindi basta calarsi tra le altre persone, uscire dalla propria casa dove siamo un pochino protetti, dove scegliamo un pochino noi come vedere le cose e come filtrare le informazioni. Quando si entra in contatto con gli altri si sente in modo molto forte che la paura di morire, proprio della morte fisica, è molto presente. Quindi questo tratto della figura geometrica del triangolo si sente tanto in questo momento dove abito e quindi è sicuramente una delle cose che la fanno spiccare sulle altre frequenze che si sentono e che si muovono. Ma non solo. Il triangolo non significa solo morte fisica, significa anche trasformazione. E sicuramente il territorio della Lombardia, di Milano in particolare, dove abito, vive in queste ore una trasformazione forte, perché da un momento all'altro, le
le famiglie con i figli l'hanno sentito molto, le scuole sono chiuse, ad esempio, ma anche chi figli non ne ha si è accorto che dopo le 18 i bar sono chiusi, i ristoranti sono chiusi, non si può andare al cinema, non si può uscire a fare una passeggiata la sera. Certo, puoi uscire a passeggiare, nessuno ti chiude in casa, però non sai dove andare, perché in realtà è tutto chiuso, no? C'è una specie di coprifuoco. E quindi è un cambiamento forte, perché in questo territorio invece, che di solito è molto molto versato nella vita serale, nelle attività notturne, ci piace tanto, gli aperitivi milanesi sono famosi, no? Andiamo lunghi, ci piace perché finiamo tardi di lavorare, poi si esce, no? E si sta in giro, il milanese si diverte di solito, e il lombardo in generale esce e fa vita serale, questo è un cambiamento forte. Non è una morte fisica, ma è un abbandono improvviso e totale di un'abitudine consolidata. E questo ha molto a che vedere con la frequenza del triangolo nella geometria sacra, perché il triangolo apre proprio questa porta, questo passaggio, questo portale. Quindi, se dovessi individuare, ecco, una frequenza di cui vorrei parlare stasera, no? Su cui vorrei concentrarmi nel nostro scambio, nelle nostre curiosità stasera, potrebbe essere proprio il triangolo, perché è incredibilmente attuale nella situazione in cui vivo e in cui mi trovo. Quindi mi sono persa un miliardo di commenti, ora li rileggo. Ragazzi, avete detto tutti buonasera, siete educatissimi, ma nessuno fa domande. Ho scelto un argomento troppo pesante, forse dovevo scegliere qualcosa di un pochino più soft, più leggero, no? Però non vi nascondo che vivere qui in questi giorni è abbastanza pesante. Non tanto perché si stia male, almeno io fortunatamente sto bene, tutte le persone a cui voglio bene stanno bene, però si sente tanto questo cambiamento, perché c'è proprio questo passaggio da un giorno all'altro, quasi senza preavviso, no? In capo a un weekend. Sono stati presi dei provvedimenti, delle misure di sicurezza che saranno anche necessari, ma poi si avvertono come un cambio di ritmo molto molto forte. Una cosa stimolante della figura del triangolo è proprio questa, no? Giustamente Claudia ha messo un commento e domanda: ma quali sono prospettive? Quali sono le prospettive che ci sono in questa situazione? Allora, una cosa interessante che accade quando si impara a riconoscere ed isolare come delle forme, no? Delle frequenze, quando si inizia a collegare il proprio sentire con il proprio pensare attraverso degli archetipi, come ad esempio faccio io, diventa interessante il fatto che non bisogna più partire per forza dalla situazione così com'è con cui entriamo in contatto per fare delle considerazioni. Cioè rimane sempre il contatto con quello che c'è, con la realtà, con il pensare, con il ragionamento logico e conseguenziale, non viene cancellato. A questo però si affianca un modo di muoversi, di ascoltarsi e di ragionare che è completamente diverso, cioè non si ragiona, si sente, si passa dai simboli, si passa dagli archetipi, appunto, no? Da un tipo diverso di conoscenza. Quindi quando si riesce a mettere in collegamento il fatto che la frequenza che si vive in questa zona, in questo periodo, è vicina alla frequenza del triangolo, allora si può anche pensare, ok, ma questa frequenza, questo archetipo, che prospettive mi apre? Ok, ci sono delle difficoltà oggettive, no? C'è un cambiamento di ritmo, c'è un cambiamento di gestione, c'è anche tanta paura, paura di tante cose, tra cui della trasformazione, del non saper cosa aspettarsi, dell'ignoto, ma anche e soprattutto della malattia, della morte, no? Quindi ci sono tanti dati associati a questa figura. Ma questa figura che prospettive mi apre? Allora, il triangolo sicuramente è un archetipo geometrico connesso in modo molto forte alla scelta. La scelta non tanto del decidere cosa fare, ma la scelta nel prendere con se stessi una posizione. Cioè proprio come trovarsi all'interno di sé davanti ad un bivio.
non tanto, ripeto, un bivio pratico di cosa fare o non fare nella vita, dove andare o non andare, ma proprio un bivio interno, no? Da che parte voglio scegliere di mandare o non mandare la mia attenzione, la mia presenza, le mie energie. Quindi la prima cosa che è interessantissimo notare in questa situazione così fuori dallo standard, in attesa, che ci coglie impreparati, ma quindi ci apre anche una possibilità di osservazione, di esperienza molto diversa dal solito, molto esterna a quello che siamo abituati e quindi siamo anche un po' anestetizzati dall'abitudine a sentire e a sperimentare. Ci mette davanti alla necessità di una scelta, non tanto esterna, non ancora esterna, ma una scelta interna. Io come mi voglio comportare in questa situazione? Come voglio scegliere di viverla? Voglio avere paura? Voglio occuparmi degli altri? Voglio concentrarmi più su me stessa? Voglio sfruttarla per ricavare del tempo e dedicarmi a me e alle cose che ci sono in casa, voglio rintanarmi nella mia frequenza e proteggermi, no? Scegliere che cosa lasciare entrare, che cosa non lasciare entrare, o voglio invece stare in ascolto, osservare tutto quello che c'è, avere tanto scambio con l'esterno. Sono tantissime opzioni che si possono andare a configurare, a creare, no? Ognuno si crea le sue e sceglie le proprie. La scelta è sicuramente il punto focale quando si parte da un'energia centrata sul triangolo. È molto interessante poi il collegamento tra la forma geometrica, l'archetipo geometrico e l'enneagramma. Diventa utile perché? Perché una volta che individuo dove si trova il triangolo sull'enneagramma, allora posso anche seguire le direttrici che partono da questo punto e capire proprio quali sono le trasformazioni possibili di questa energia. Ci sono due rette che partono dal triangolo, una lo collega al pentagono e una lo collega alla spirale. Ovvero, questo mi sta dicendo, una volta che io faccio questa scelta, una volta che dentro di me trovo un equilibrio interessante per questo periodo, decido come voglio viverlo, allora, le trasformazioni possibili della situazione che vivo, del disagio, delle nuove possibilità che mi si aprono, le possibili trasformazioni, quelle più facili da attuare, quelle più vicine alla scelta che il triangolo mi impone, no? Perché nessuno di noi che abitiamo in questa zona ha scelto di trovarsi in questa situazione, nessuno ci ha domandato, volete che le chiudiamo o non le chiudiamo la scuola? C'è stata la necessità di farlo. Ci è arrivato un comunicato e da un giorno all'altro sono cambiati i ritmi, volenti o nolenti, ci siamo trovati in mezzo. Quindi la scelta, non abbiamo deciso di trovarci nel triangolo, ci siamo trovati. E una volta che ne prendiamo atto, possiamo proprio cercare due tipi di trasformazione. La prima trasformazione va verso il pentagono, la seconda va verso la spirale, che sono rappresentate così, no? Da qui posso andare verso la spirale oppure verso il pentagono. Non che non possa andare verso le altre frequenze rappresentate dalle altre figure, ma sarebbe più difficile perché nell'enneagramma le strade tracciate sono quelle che l'energia percorre in modo più naturale, più semplice, più agevolato. Quindi le due trasformazioni che posso scegliere di provare a mettere in atto con maggior facilità, agevolate da questa situazione di triangolo, sono proprio queste due. La prima, legata al pentagono, è molto legata all'azione concreta, al trovare un equilibrio, al trovare delle soluzioni, quindi all'azione, al mettere in campo un'azione che sia rivolta a me stessa, che sia rivolta agli altri, ma proprio un agire concreto, no? Quindi posso partire dalla necessità che questa situazione mi impone di vivere e quindi di trasformare in un qualche modo per trarne degli insegnamenti, per trarne delle energie, per trarne un'esperienza da stratificare, posso proprio gestirmela e giocarmela nell'ambito dell'azione.
del trovare soluzioni, del trovare un equilibrio. Può essere all'interno dell'ambito familiare, all'interno dell'ambito degli amici, può essere anche un equilibrio interno mio, che mi appartiene, no? Che nessun altro vede, però che vado a ricercare per me. Oppure posso andare nella direzione della spirale. La spirale invece è un simbolo che è legato come frequenza del nostro corpo al quarto chakra, quello del cuore, mentre il pentagono è legato al quinto, quindi al portare dal dentro al fuori, no? All'espressione, ma non solo verbale, anche alla trasformazione, alla messa in atto. Il quarto chakra è invece un chakra di collegamento, no? Di apertura, di ascolto, di connessione l'uno con l'altro, e quindi posso decidere di trasformare questa situazione di necessità per viverla enfatizzando la connessione, per andarla a cercare questa connessione, che sempre nelle situazioni insolite come questa, che poi io parlo della Lombardia, ma la viviamo in tutta Italia, la viviamo un po' anche in tutto il mondo, a dir la verità. Quindi non vale solo per me, vale un po' per tutti quello che sto dicendo. La connessione è sempre o molto più facile da trovare oppure molto più difficile. E quindi se questa è la strada che più mi risuona, posso cercare di aprirmi in questa direzione. Io personalmente le porto avanti entrambe, no? Cerco sempre, appunto, non è che nella vita dobbiamo fare una scelta o tutto bianco o tutto nero, ci sono una quantità di sfumature in mezzo, soprattutto quando si parla dei nostri equilibri, delle nostre energie, del nostro modo di rapportarci alla vita, ci sono una quantità di sfumature e di equilibri in continua trasformazione interessantissimi, no? Che ci offrono un mare di possibilità. Quindi ognuno di noi, gestendo questa situazione di scelta che parte da una necessità esistente a prescindere da noi, che si trova nel vertice del triangolo, può decidere quanto di questa strada e quanto di questa strada praticare. Cioè non è un bivio dove o vado da una parte o vado dall'altra. Si tratta invece di un equilibrio, di due collegamenti parallelamente esistenti, contemporaneamente esistenti. E in ogni momento sono io che decido con autonomia e con coerenza verso di me, innanzitutto prima che verso l'esterno, quanto sentire l'uno e quanto sentire l'altro, quanto vivermi l'uno e quanto vivermi l'altro. Io personalmente cerco di portarli avanti nelle proporzioni che più sento, di volta in volta, di situazione in situazione, no? Magari ci sono momenti della giornata dove mi verso molto nel fare per cercare di trasformare il tempo libero che mi trovo in questa situazione, per cercare di trasformare il tanto tempo che scelgo di passare in casa in questa situazione, no? Quindi magari non mi capita mai di avere un paio d'ore libere, posso cucinare un dolce, posso creare qualcosa di bello, non mi capita mai di avere un pomeriggio da passare in casa. Posso svolgere delle attività invitando, no? Degli amici piuttosto che dei familiari. Posso dare valore a questo tempo facendo qualcosa, no? Nella trasformazione attiva, cioè nel portare da dentro a fuori. Anche in questo momento, quando parlo con voi, sto sentendo principalmente questa componente, questa strada, delle due parallele sto sentendo di più questa strada perché porto proprio all'esterno quello che è il mio pensiero, la mia esperienza, il mio stato d'animo e lo condivido, no? Lo racconto. Parallelamente si valorizza anche l'altra strada. L'altra strada è quella collegata alla connessione, all'apertura di cuore, a creare un legame. Lo stiamo creando adesso, perché comunque siamo connessi insieme, ne stiamo discutendo, ci stiamo facendo delle domande. Ed è anche magari la parte che vado di più a valorizzare nei momenti in cui invece in casa sono da sola, no? E
Riprendo contatto con questa situazione non tanto attraverso il telegiornale, non tanto sentendo le altre persone, ma cercando una connessione più nel sentire. Quindi magari con una meditazione, con un ascolto, creando qualcosa di bello, che non è nel fare, ma è nel mondo dell'essere, del sentire. Sono due strade contemporanee, parallele, non si escludono l'una con l'altra. Entrambe danno un modo di trasformare ed è la parte interessante di questa situazione, ma anche di tutte le altre, no? Che ci capitano nella vita. Il riuscire a trasformare quello che abbiamo, la situazione che c'è, prendiamo contatto, ne prendiamo atto e poi capiamo come la possiamo trasformare. L'interpretazione che ho dato io stasera è passata dall'enneagramma e dalla geometria sacra, ma ci sono moltissime altre strade che fanno questo. Questa è quella che conosco io, che mi sono ricordata e che vi sto raccontando. Spero di averti risposto, insomma, sulle prospettive, Claudia, se no ri ripresentami la domanda, insomma. Natalia giustamente domanda che cosa ti dicono le tue guide su questa situazione. E gliel'ho chiesto più e più volte, no? Perché una cosa che accade quando si fanno delle canalizzazioni è che sebbene non cambi radicalmente il contenuto di quello che viene detto, da una volta all'altra, da una domanda all'altra, cambiano non le informazioni, ma le condizioni di ascolto. E quindi diverso è il mio modo di ascoltare, diverso è il modo in cui quel messaggio mi arriva e riesce ad essere tradotto dalla mente, no? Diversa è la parte che riesco a capire. È come se lo guardassi ogni volta da un punto di vista leggermente diverso. E quindi io ho chiesto più e più e più volte a questo proposito, se devo avere paura, se devo fare qualcosa in particolare, se è vero quello che ci raccontano, se non è vero. Allora, le informazioni che arrivano sono tante, almeno per quanto riguarda me non arrivano mai informazioni operative, quasi mai, no? Fai questo, fai quest'altro. Insomma, non ve le racconto tutte perché sennò sarebbe anche un pochino noioso. Una di quelle interessanti che ho canalizzato l'ho messa sulla mia pagina, trovate il riferimento nel titolo del video, no? Si chiama Il ricordo geometrico dell'enneagramma. Ci cliccate, il primo post in alto ha una fotografia di alberi, proprio questo domenica, no? Domenica ero a passeggiare in una foresta e ho proprio domandato a un albero di questa foresta, ma qui parlano di chiudere i negozi, parlano di chiudere le scuole, forse non si deve andare neanche a lavorare, ma devo avere paura di questa situazione? Insomma, la risposta la trovate sulla mia pagina. Una indicazione invece interessante, no? Che mi è arrivata in un altro contesto, facendo domande su questa situazione, sul coronavirus, ma anche su tutto il movimento di paura, di preparazione, di informazione o disinformazione che c'è intorno a tutta questa vicenda, no? E allora una cosa che mi è stata detta è stata proprio, suonava un pochino più o meno così. Ora la tua attenzione è tutta concentrata lì, perché tutti hanno paura di questo e collettivamente l'attenzione si punta lì. Però tu te lo dimentichi, ma io non me lo dimentico. Ci sono tante altre cose che sono parimenti pericolose. Il cambiamento climatico continua ad esserci, per fare un esempio. Il fuoco in Australia continua a bruciare, o magari brucerà da qualche altra parte, le eruzioni vulcaniche che sparano nubi che cambiano il clima nel giro di pochi minuti. Gli tsunami continuano ad esserci, i tumori continuano ad esserci, le malattie mentali continuano ad esserci e sono in continuo aumento. Specie tra le parti più giovani, no? Della popolazione. La depressione ammazza tantissime persone, si uccidono da soli, non si contagiano l'uno con l'altro. Parliamone se non si contagiano l'uno con l'altro, perché stare immersi in una società di depressi
Ditemelo voi se non ti contagia, no? Non ti porta quantomeno ad avvicinarti a uno stato d'animo di questo tipo. Sono parimenti pericolose queste situazioni, quindi un'indicazione interessante che mi è arrivata è stata proprio occhio, perché l'attenzione collettiva adesso è puntata lì. A torto o a ragione che sia, non importa, adesso è puntata lì. Però una tendenza che noi esseri umani abbiamo è quella di focalizzarci sempre molto su un punto, no? Poi magari domani cade un disastro naturale, c'è un terremoto, c'è un qualcosa di diverso che si scopre e di colpo ci dimentichiamo di tutto questo, tutta questa paura che stiamo vivendo adesso, tra 15 giorni o magari fra 3 mesi, capace che non ce la ricordiamo neanche più, perché in quel momento avremo paura di qualcos'altro, no? Inizieranno a montare una quantità, hanno già iniziato a montare una quantità di ripetitori, di antenne che sparano campi elettromagnetici potentissimi da tutte le parti. Ritornerà in voga il parlare del 5G, magari, no? Tra qualche mese magari parleremo del 6G, del 7G, chi lo sa? Parleremo di quello e rischiamo di dimenticarci di questo. L'indicazione quindi era: diamo un contesto a quello di cui abbiamo paura, no? È vero che ci sono tante cose che fanno paura, però attenzione a non perdere la visione d'insieme. Tutte queste cose ci sono, rimangono, si muovono e fanno parte di un tutto. E in questo tutto c'è compreso sia le cose che fanno paura, sia le cose che erano belle ieri e sono belle anche oggi. Non ce lo dimentichiamo. Questa è una cosa che quando si arriva all'estremo accade, ad esempio, quando ci si picchia nel supermercato per prendere l'ultimo pacchettino di pasta, no? In quella situazione la paura prende il sopravvento, pare che tutta la sopravvivenza sia racchiusa nelle scatolette di fagioli e nei pacchettini di pasta e di riso che possiamo portarci a casa, dobbiamo fare incetta, dobbiamo riempirci la dispensa perché poi chiudono tutto e rischiamo di morire di fame, no? È vero, è una problematica che va affrontata, pure io ho fatto la spesa, non ho picchiato nessuno per fare la spesa, francamente non ho, per fortuna, non ne ho neanche avuto bisogno perché sono state situazioni molto, molto civili, non ho comprato 9 carrelli di roba, ho fatto una spesa leggermente più abbondante del solito, ma non tanto, devo dire. Però accade proprio questo, no? Quando ci si picchia al supermercato presi da un attacco di panico, è proprio questa sorta di isteria collettiva che corrisponde da un punto di vista non umano, non personale, a concentrare tutta l'attenzione, tutto il quadro di insieme, è come se si condensasse in un punto solo. In quel momento è importante solo occuparsi dell'emergenza. Giusto o sbagliato che sia, ripeto, io non ho un parere su questa cosa perché non mi ci sono trovata e quindi non ho un punto di vista. Però l'indicazione, una delle indicazioni più interessanti che ho ricevuto è stata proprio questa. Occhio, manteniamo aperto il quadro d'insieme, manteniamo aperta la visione su tutto quello che c'è. Ora, non perché tutti parlano solo di questa cosa, ci dobbiamo dimenticare gli altri problemi. Non perché tutti parlano di una situazione negativa, ci dobbiamo dimenticare le cose belle che ci rendevano contenti anche fino a ieri. Continuano ad esserci, continuano ad essere interessanti e importanti, no? Mi riferisco sia alle cose belle che abbiamo nella nostra vita, quindi quello che ci piace, quello che ci ha resi felici fino a ieri, ma soprattutto le cose belle importanti che abbiamo dentro, gli equilibri che abbiamo conquistato con fatica, no? Le cose che abbiamo imparato, le stratificazioni che abbiamo acquisito, cioè se siamo qui, se siamo in questo gruppo e stiamo seguendo una serata di questo tipo, è perché tutti, bene o male, ognuno per conto suo, ognuno diverso, ognuno con la sua unicità, seguiamo dei percorsi. Può essere un percorso davvero di meditazione, può essere un percorso religioso, può essere qualsiasi cosa. Non è importante che tipo di percorso sia, individuale, collettivo, non mi interessa. Però si cerca di migliorarsi, si cerca di aumentare il contatto con sé, di ritrovarsi, di avere sempre maggiore compattezza. Ecco, no, non bisogna dimenticarsi di questa cosa.
Non, con questo non voglio dire che bisogna avere dei valori fissi e attaccarsi a quelli e non muoversi più di lì. Vuol dire che non bisogna farsi solo trascinare da quello che succede. Bisogna rimanere in contatto, uno, con la situazione che abbiamo intorno, due, parallelamente con noi, con chi sono e con che cosa voglio essere. Pare una banalità. Ma poi nei momenti difficili non lo è. Momenti difficili che possono essere quelli di un virus, momenti difficili anche più personali, anche diversi. È difficile ricordarselo. Tania commenta e dice: c'è tanta tensione anche qui in Veneto. A Treviso dove vivo io c'è l'energia pesante, come vi posso schermare? Allora. Schermarsi è importantissimo, ma proprio tanto importante, non perché le persone siano brutte, cattive o contagiose, peggio ancora, ma perché poi si rischia di essere presi in questa, in quest'onda, in questo movimento collettivo, no? Di negatività, perché in realtà noi non veniamo solo bombardati di informazioni, spesso e volentieri queste informazioni sono emotivamente cariche. Vuoi per sensazionalismo, vuoi per paura, vuoi per coinvolgimento, vuoi per un sacco di motivazioni, spesso sono cariche di emotività negativa, cioè sono cariche di paura, di rabbia, di fastidio. Farsi prendere in quest'onda. Non conviene perché si perde tantissima energia. Indipendentemente da virus o non virus, non si è di aiuto a nessuno e soprattutto non si è d'aiuto a se stessi, quindi è importantissimo schermarsi e mantenersi centrati. Una cosa, che nella mia esperienza aiuta moltissimo è non passare prima dalla mente, ma prima passare dal corpo, dal movimento del corpo. In particolare, ognuno ha le sue pratiche, no? Io in particolare tutte le mattine faccio una serie di esercizi fisici proprio, no? Sono lo stiramento dei meridiani, sono gli esercizi che appartengono alla tradizione del drago trasparente, di centratura e di movimento, di addensamento dell'energia. Sono esercizi che mi sono ricordata anche io in modo autonomo di collegamento con le frequenze che abbiamo all'interno di noi, no? Che io racconto con gli archetipi geometrici, ma poi l'archetipo a cosa si aggancia? Qualcosa che possediamo e che si muove in noi. Quindi un buon modo di schermarsi, secondo me, non è attraverso il pensiero, la meditazione o la direzione cosciente di quello che pensiamo. Quello è un buon secondo passo, ma per avere una bella carica di energia, per avere un serbatoio carico da cui partire per dirigere poi il pensiero, che è molto difficile da dirigere, perché tende veramente a scappare da tutte le parti, no? Un po' come afferrare l'acqua. Stringi in mano, ma gocciola fuori da tutte le parti, non riesci a dargli la forma precisa che vuoi tu. Il pensiero è molto difficile da gestire e richiede tanta energia. Quindi prima di cercare di indirizzare, direzionare, arginare il pensiero, tenerlo tranquillo, bisogna passare dal corpo e attraverso il movimento cercare di accumulare energia. Chi possiede già delle pratiche, dei movimenti che aiutano in questo senso, chi pratica yoga, chi fa magari 5 tibetani al mattino, piuttosto che ha una sua meditazione, non di visualizzazione, una meditazione di movimento, che si può fare in casa al mattino, la fa e parte da quella, la fa proprio in modo cosciente per caricarsi di energia, in modo da avere un bel serbatoio da cui poi attingere quando deve da una parte schermarsi, mantenersi centrata, e dall'altra schermarsi dai propri pensieri, no? Tenerli a bada, tenerli compatti, non farsene portare via, non farsi mangiare l'energia. Si parte da quello. Altrimenti, se una pratica non c'è, un'ottima cosa che noi abbiamo a disposizione ed è alla portata di tutti è la respirazione. La respirazione è un metodo molto veloce, senza scendere nella
nel dettaglio tecnico, no? La respirazione attraverso il rebirthing, attraverso tutte le varie tecniche che esistono, può essere utilizzata anche in modo molto specifico e mirato. È uno strumento molto potente che noi abbiamo a disposizione. Ma anche chi non conosce queste tecniche, iniziare la giornata con 5 minuti di respirazione consapevole, magari camminando nella stanza, facendo dei piccoli movimenti con il corpo che si sveglia, proprio dedicare 5 minuti al prendere contatto col fisico e muoverlo, fargli sentire l'energia nella materia prima che nel pensiero, crea un bel radicamento, aumenta il contatto con noi, con chi siamo, con dove siamo e ci rende molto più centrati, molto più schermati già solo facendo questo. La schermatura non è semplicemente il mettersi attorno un uovo o un quadrato o un qualsiasi cosa per tenere fuori quello che c'è e proteggere il mio spazio. È anche questo, ma per creare un qualcosa di efficace, perché nel mio spazio ci sia un equilibrio, devo creare un momento di contatto con me, devo sentirla la mia energia, devo svegliarla, devo allinearla all'interno di me. Ed è importante farlo con regolarità. Più do una regolarità a questa cosa, più la faccio di mattina in mattina in mattina, e più diventa facile perché il mio corpo si abitua, prende un'abitudine e quindi inizia a sapersi sentire. È un po' come un allenamento continuo all'attenzione. È vero, è scomodo avere un virus che ti chiude le scuole, ti chiude i negozi, ti obbliga a stare in casa oppure ti obbliga ad andare al lavoro magari con la mascherina o ad avere paura, però è anche un buono stimolo per iniziare una pratica di questo tipo, perché in una situazione rilassata, di vacanza, di sole e di gioia, la tendenza di noi esseri umani è di dire vabbè dai, è interessante ma inizio domani. Oppure sì, vabbè dai, oggi la faccio, domani vediamo se ho tempo, dopodomani me ne dimentico. È vero che è una situazione scomoda quella che stiamo vivendo in tutta Italia e in particolare queste due regioni blindate in questo momento. Però è anche un bello stimolo, è anche un bel pungolo che ci spinge in avanti. Poi, una volta fatto questo, un ottimo modo per schermarsi, che insomma vi racconto, poi magari lo incollo anche nel commento, ed è molto molto semplice, è una. Insomma, è una pratica della tradizione del drago trasparente che è la costruzione di un rombo energetico intorno al nostro corpo. Ci si mette in piedi, si aprono le braccia e poi si congiunge le estremità, quindi sopra la testa, la punta delle mani e la punta dei piedi, a disegnare un rombo di protezione. Poi, per chi vuole approfondire, mi domanda, mi chiede, io materiale ne ho da condividere, da consigliare, e insomma ne possiamo parlare quanto volete. Però, se non avete voi un modo vostro di schermarvi, questi due passaggi sono importanti, no? Quindi un momento di contatto fatto con i vostri metodi oppure con la respirazione, con i piccoli movimenti, con il sentire il corpo, seguito dalla creazione appunto di una struttura di protezione, di contenimento. Nella tradizione del drago trasparente è il rombo, la struttura di protezione, di contenimento più efficace, più utilizzata. Se poi voi ne avete un'altra, ne fate un'altra. Quindi, insomma, grazie Tania per la domanda perché ha aperto un punto di vista, insomma, importante, no? Lina dice, imparare a prendere posizione, sarà questa la lezione? Sì, c'è lezione. La frequenza non è che c'è per forza una lezione. Noi esseri umani ce l'abbiamo questa tendenza, no? Voler sempre cercare la razionalizzazione di quello che accade. La nostra mente ha proprio bisogno di dare un senso a quello che ci accade, di dare un senso al dolore, di dare spesso un senso anche alla gioia, no? Di inserire quello che accade all'interno di un contesto che ha un perché, un per come, un prima e un dopo, perché se no la mente si trova spaesata.
Però in realtà nei movimenti energetici spesso non c'è uno scopo, un insegnamento, una lezione, non c'è. C'è quello che accade, che sono dei movimenti, sono degli spostamenti di energia, sono delle trasformazioni, cioè è un moto della vita stessa quello che si mette in atto, bello o brutto che sia. Ora stiamo parlando di un virus, per noi esseri umani è brutto, perché ci fa ammalare, perché muoiono delle persone, perché ci fa paura. Ma anche quando ci sono cose belle, no? Le nascite, ad esempio, piuttosto che i bellissimi giorni di sole. Che arrivano in primavera, quando esci di casa al mattino c'è il parco fiorito, gli alberi in fiore, ci sono dei profumi bellissimi. Tutte le volte che c'è qualcosa che ci accade, noi sentiamo da qualche parte sempre il bisogno di trovargli un senso, di trovargli un insegnamento. Va bene, perché questo ci aiuta a farne tesoro, a farlo nostro. E quindi a stratificare un'esperienza, una conoscenza, ad approfondire quello che è la nostra conoscenza di noi stessi, no? Sono tutti mezzi per conoscerci meglio. Ma non è che da fuori c'è un'intenzionalità, da fuori c'è una vita, c'è una trasformazione, c'è un continuo procedere della vita che oggi ci presenta questa cosa brutta, quando arriverà la primavera ci presenterà una cosa bella, magari insieme ad una cosa brutta. Siamo noi che gli diamo un senso a quello che ci succede. E quindi imparare a prendere posizione. Magari per qualcuno, ad esempio per te o per me, questa sarà la lezione che impariamo da questa situazione. Ma lo decidiamo noi qual è la lezione che ci portiamo a casa, in base alle scelte che facciamo e in base a come ci viviamo quello che accade. Non è la vita che decide, ora insegno all'umanità a prendere una posizione. La vita ha fatto un movimento nella sua enorme complessità armonica. Non pensa a che cosa dobbiamo imparare noi, non siamo così importanti. Non siamo così importanti. La vita si muove e noi ci siamo dentro e noi dobbiamo pensare a noi stessi. È un atto di responsabilità nostro verso noi stessi, scegliere che cosa imparare? O se imparare qualcosa, perché non è obbligatorio. Niente è obbligatorio, niente è dovuto, niente è scritto da nessuna parte. La vita si muove e quello che noi scegliamo, l'esperienza che facciamo con il nostro libero arbitrio, poi porta a noi stessi delle lezioni, ma siamo noi stessi che ce le insegniamo, non è la vita. Quindi magari Lina, prendere posizione è una lezione interessante che si può imparare in questa situazione. Sicuramente non è l'unica, sarà diversa per ogni persona, no? Però questa è sicuramente una possibile, sì. Vado un pochino avanti. E giustamente dici, la paura mette davanti a una scelta interna. Eh sì, è una delle cose. Chiaro, non siamo tutti uguali, no? La paura ci mette davanti ognuno alle sue scelte, alle sue situazioni, però è una cosa che succede. Quando abbiamo paura, dobbiamo scegliere da una parte come gestirla, come reagire, come vivercela, cosa imparare o non imparare. Quindi sì, è proprio questo il senso. Maria ci domanda, ci puoi dire qualcosa riguardo a questo virus? Guarda, se ne dicono talmente tante di cose riguardo a questo virus che davvero io credo che le informazioni, le opinioni, i pareri, il dire qualcosa in questo periodo non manca, credimi, chiunque dice qualcosa riguardo a questo virus. Un parere personale, un parere professionale, i numeri, i non i numeri, le paure, il bisogno, i paragoni. Guarda, si dice di tutto, si parla tantissimo. Secondo me anche un po' troppo a volte. Quindi in realtà Maria, io non ti so dire niente di più di tutti i
le miriadi di cose che sono già state dette. Se tu fai una ricerca su internet, accendi un telegiornale, sfogli un giornale, ascolti la radio, ti diranno quante cose vuoi sentirti dire su questo virus. E saranno tutte una diversa dall'altra, alcuni saranno d'accordo, altri no. Informazioni ne puoi avere quante ne vuoi. Il punto che cos'è? Il punto è cosa ti dici tu su questo virus. Cioè noi siamo molto abituati nel nostro modo di vivere a prendere informazioni solo dall'esterno. Ci dimentichiamo che i canali a disposizione dell'essere umano in ogni circostanza sono sempre due. Il nostro modo di vivere è duplice perché noi siamo sempre nella dualità come esseri umani. E quindi anche in questa circostanza, quando cerchi informazioni, il consiglio che io ti posso dare è cercale su due canali. Da una parte ascolti l'esterno e senti che cosa ti succede intorno, qual è il parere di chi è vicino o di chi è esperto. Scegli tu chi vuoi ascoltare, no? All'esterno, secondo il tuo buon senso, secondo quello che ti risuona, secondo le tue esperienze, insomma, ognuno fa così. E questa è la parte che siamo abituati a fare, è una strada che siamo abituati a percorrere. Parallelamente a questo, però, ricordiamoci che quando cerchiamo informazioni non c'è solo il fuori, c'è anche il dentro. E quindi non solo cosa mi possono dire da fuori riguardo questo virus, ma io cosa mi dico io riguardo questo virus. Ho paura? Non ho paura, mi sento tranquilla, ho voglia di andarmene, vorrei non ci fosse mai stato, vorrei morissero tutti. Come sto io? Perché questa è la parte complementare delle informazioni che vengono da fuori, perché se non mi ascolto come sto dentro, tutto quello che mi dicono da fuori può essere vero o può non essere vero. Non so riconoscermi in quale parte sento appartenenza delle informazioni che mi arrivano e quali invece mi risuonano, non le voglio ascoltare, non ci voglio mettere collegamento, non ci voglio mettere energia. Cioè ascoltare quello che io ho da dire dentro, che non sarà un parere medico, perché io non sono un medico, parlo di me, magari poi tu lo sei, ma parlo di me, però mi dice come sto in questo periodo, mi dice come me lo sto vivendo e in base a questo c'è un peso diverso alle informazioni che vengono dall'esterno, altrimenti chiediamo sempre agli altri, deleghiamo sempre la responsabilità agli altri di dirci come sta andando, di dirci cosa succede, di dirci cosa credere. Questo è metà dell'informazione, è metà della ricerca, è metà di quello che c'è. L'altra metà è cosa sento io dentro. A cosa mi sento di credere, a cosa no. In passato ci sono stati periodi nella storia dell'essere umano in cui la religione diceva in assoluto cosa credere e cosa non credere, no? C'è stato Copernico, ad esempio, che ha detto: noi giriamo intorno al Sole, il Sole è al centro e i pianeti girano intorno. Galileo, tutti gli scienziati che hanno studiato, osservato questo fenomeno. E il credo della Chiesa gli diceva: no, la Terra è al centro perché l'essere umano è al centro dell'universo. Vuoi per interessi, vuoi per conformismo, vuoi per un sacco di motivi che adesso non ci interessa spiegare, quella era la verità a cui credere, no? Se tu prendevi una persona del popolo, uno qualsiasi, e gli dicevi: gli scienziati dicono che c'è il Sole al centro, la Chiesa dice che al centro c'è la Terra, tu a chi credi? 90 su 100 quelli ti rispondevano alla Chiesa, perché si sa, hanno sempre ragione loro, no? Perché era parte della cultura di un'epoca. Ora parte della nostra cultura è che quello che dice la scienza è la santa verità. La scienza ha sempre ragione su tutto. La scienza dimostra le cose su tutto. È vero, la scienza è un modo di procedere, ma non è l'unico. Non dobbiamo mai focalizzarci, e torniamo all'indicazione precedente, non dobbiamo mai mettere tutta la nostra attenzione in un punto solo, perché perdiamo la prospettiva. Teniamo presente che ci sono tante voci.
Quindi va bene ascoltare all'esterno cosa dice la scienza di questo virus, come siamo messi, esiste un vaccino, quanti sono morti, qual è la mortalità, qual è il tasso di letalità. Va benissimo, ma non deve essere solo quello a pilotare cosa sento. C'è anche sempre un'altra strada, cioè c'è cosa sento io, che gli dà una valenza e un peso completamente diverso a quello che arriva dall'esterno. Mi permette di fare delle proporzioni, di mantenere un quadro più ampio. E questo è importantissimo, non dimenticarselo, specie nei momenti come questo, dove le informazioni che arrivano sono tante, dove ognuno dice la sua, dove ci sono tante emozioni, tante paure, tanti collegamenti, si muove un'ondata di informazioni importantissima a tutti i livelli, informazioni dei media, informazioni interiori, informazioni emotive. Informazioni anche proprio di come si comporta la nostra popolazione. Quindi le informazioni che arrivano sono tantissime, è importante riuscire a vederle nell'insieme, è importantissimo, se no si viene portati via, travolti da questo flusso, si rischia di averne addirittura troppe di informazioni. Quindi tenere sempre presenti questi due canali, il fuori e il dentro. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire riguardo a questo virus, che non riguarda proprio solo il virus, riguarda un pochino più in generale il nostro modo di rapportarci al mondo, di apprendere, no? Di conoscere quello che abbiamo davanti. Però in particolare in questa situazione è importantissimo ricordarsi. Grazie per la domanda. Allora, giustamente Rosa dice alziamo le vibrazioni. Con il piacere di stare nella natura, con la meditazione, con il silenzio. Sicuramente, Rosa, per te che lo scrivi, questa è una strada giusta, no? Perché si sente che ti appartiene tanto da come la racconti, da come la suggerisci, quindi sicuramente fallo. Magari non va bene per tutti, qualcuno invece si sente di cucinare torte per tutti i suoi vicini, di invitare degli amici a cena, di trascorrere del tempo magari in solitudine, leggendo un bel libro. Ognuno a suo modo, no? Il tuo è questo ed è bello che ce ne sia uno, è bello che lo condividi intanto perché magari risuona ad altre persone e anche a loro viene voglia di provare in questo modo, di alzare le proprie vibrazioni, come dici tu, di trovare questo contatto, ma soprattutto è bello che tu ce l'abbia un modo conosciuto. È importante avere un modo conosciuto, quindi grazie di avercelo raccontato. Antonella mi scrive ciao, ciao. Allora, intanto Facebook mette degli avvisi stranissimi in questa diretta. I commenti sono cancellati, ma oddio. Allora, Tania dice, hai centrato il punto, non faccio sempre gli esercizi al mattino, parto da questo, grazie. Eh sì. Sì, per quanto sia, sono passate le 10, posso dirlo, per quanto sia palloso fare gli esercizi al mattino, perché io di solito non ho voglia, cioè ora non pensate che io sia una persona così illuminata e presente alla mia vita, mi sveglio al mattino e generalmente la prima cosa che ho voglia di fare è girarmi da quell'altra parte, non è saltare giù dal letto e mettermi a fare degli esercizi. Però è anche vero che poi quando dal letto scendo e gli esercizi li faccio, sto veramente, ma veramente, ma veramente bene. E ricordarmi quanto sto bene facendo gli esercizi mi mette la voglia di farli. E quindi in questo, Tania, ti posso dire, più li fai con regolarità, più ti accorgi di quanto bene fanno e più ti viene voglia di farli. Magari non ti continuerà a non avere una gran voglia di alzarti e fare gli esercizi con regolarità perché è faticoso, ma ti verrà voglia di averne l'effetto. Un po' come andare in palestra, dai, non a tutti piace, però poi quando si fa la prova costume a tutti piace passarla. Quindi, insomma, che piacciono o che non piacciono, poi gli effetti ci sono, questo te lo posso garantire. Quindi sì, se riesci a dargli una regolarità, ti aiuta moltissimo nella schermatura, nella centratura, almeno questa è la mia esperienza. Cavoli, abbiamo già fatto un'ora di chiacchierata, quindi
Avete scritto un sacco di cose e è stato un bello scambio stasera. Non l'avevo programmata io questa diretta, no? Non avevo deciso parlerò di questo o di quest'altro. Mi sono però poi accorta che, insomma, c'era il famoso elefante nella stanza, no? Non si poteva parlare d'altro, insomma, in questo periodo era un po' quasi come dovuto, necessario raccontarsi qualcosa a questo proposito, confrontarsi a questo proposito, insomma, con un po' meno drammaticità, con un pochino più di apertura rispetto a quello che nella media vedo succedere. Quindi grazie a tutti di aver partecipato, è stato per me un bel momento, molto nutriente, molto istruttivo. Se vi va di continuare questo confronto, questa discussione, continuate pure a inserire commenti, poi risponderò nei commenti anch'io dopo la diretta. Ecco. Di nuovo grazie a tutti, se mi volete aggiungere i vostri contatti, se volete seguire la mia pagina, come sempre fa piacere. Buona serata, buonanotte.